Chi di voi conosce la differenza tra prevenzione primaria e secondaria? Alzate pure le mani chi la conosce. Prevenzione primaria è tutto ciò che si può fare prima che compaia una malattia, ovvero attuare tutta quella serie di comportamenti che possano ridurre il rischio della comparsa di una patologia. Pensate il fumo di sigaretta come fattori di rischio per il tumore al polmone o l'esposizione solare selvaggia per il melanoma. Prevenzione secondaria invece è tutto quello che si può fare quando la malattia già c'è, quando la malattia è comparsa, quindi il cercare di diagnosticarla il più precocemente possibile. Ma perché è importante la diagnosi precoce nel melanoma cutaneo? Beh, considerate che in Italia è il terzo tumore più frequente negli under 50. E se noi facessimo una fotografia del nostro paese in questo momento, circa 1 milione di italiani ha avuto una diagnosi di melanoma. Alcuni l'hanno combattuto, alcuni purtroppo lo stanno ancora combattendo. Per darvi un'idea, sicuramente negli ultimi anni sono stati fatti notevoli passi avanti, sia diagnostici che terapeutici. E ad ora, dopo 5 anni dalla diagnosi di melanoma, circa l'87% dei malati di melanoma è vivo. Che vuol dire che il 13% no. Per darvi un'idea, negli ultimi 3 anni in Italia 25.000 persone sono morte per melanoma. Ma qual è il goal, qual è l'obiettivo di noi dermatologi che ci occupiamo di diagnosi di melanoma? Arrivare a mortalità zero. Mortalità zero significa diagnosticare il melanoma precocemente e quindi avere una sopravvivenza del 100%. Per arrivare alla sopravvivenza del 100%, il melanoma va diagnosticato precocemente, il che vuol dire quando è ancora nelle primissime fasi, quando il melanoma iniziale è confinato alle parti più superficiali della nostra cute, è sottile. Con una semplice asportazione chirurgica noi avremo la sopravvivenza del 100%. Come si può arrivare a questo? È un cammino fatto di tanti step in cui sicuramente c'è bisogno anche dell'aiuto di tutta la popolazione. Perché? Prima cosa, è importantissimo periodicamente guardare il proprio ambito corporeo e verificare che non appaiano nuove lesioni, mai viste prima, che abbiano molti colori, bordi frastagliati, ma anche una tendenza a crescere molto velocemente. Oppure nei già esistenti vadano incontro a un cambiamento. Questo deve essere sicuramente un campanello di allarme che fa sì che la persona si debba far vedere subito. Ma seconda cosa, ancora anche questa molto importante, periodicamente sottoponetevi allo screening dei nei. Perché? Perché con un dermatoscopio che, come vedete dall'immagine, sta nel palmo di una mano, il dermatologo riesce a ingrandire i vostri nei fino a 50 volte e, dall'occhio esperto di un dermatologo, riesce già a inquadrare il paziente. Come? Stai bene, tutto bene, prosegui così, ma mi raccomando, sottoponiti periodicamente, annualmente a questo controllo. Semaforo rosso, purtroppo hai un melanoma. Togliamolo il più rapidamente possibile. Semaforo arancione, sei un paziente a rischio. Che vuol dire essere un paziente a rischio nel nostro ambito? Per darvi un'idea generale, è un paziente che ha più di 50 nei o una spiccata familiarità per melanoma, parenti di primo e secondo grado, oppure presenta all'esame stesso dei nei che sono più difficili e come le cose sono più difficili ci vuole uno step in più. Ecco la dermatoscopia digitale. La dermatoscopia digitale è, dal punto di vista funzionale, uguale a quella manuale. Ingrandisce il neo fino a 50 volte, però è digitale. Quindi è connessa al computer e permette di registrare i vari nei e di salvarli in un manichino stilizzato. È quella che classicamente nei giornali viene definita mappatura dei nei. Ecco, questi pazienti che presentano tanti nei hanno bisogno di un monitoraggio più accurato, perché così alle visite successive avremo una possibilità di raffronto e saremo facilitati nel nostro lavoro.
ma molto spesso anche con questo strumento succede che noi possiamo avere delle grosse indecisioni su alcuni nei. Allora, le vie sono due. Togliere, però pensate, pazienti che hanno 50, ma anche 100, 150 nei, togli in 10, 12 asportazioni, diventa ingestibile. Ecco quindi lo strumento che ha la massima capacità diagnostica nel nostro ambito, la microscopia laser confocale. Permette di ingrandire il neo ancora di più, fino alla risoluzione istologica, e questo ci permette di fare una diagnosi più accurata. Come funziona? Un anello che viene applicato nel neo che si va ad analizzare, connesso alla testa dello strumento, che nel, ovviamente digitalmente collegato a un computer, produrrà immagini in bianco e nero esattamente speculari al neo che stiamo analizzando. E cosa permette questo strumento? Considerate che fa tre diversi livelli di acquisizione, quindi abbiamo tante immagini da poter valutare. Considerate che nel nostro centro dermatologico qui dell'Università di Modena, con l'uso integrato di questo strumento in 10 anni, come evince dal grafico, abbiamo avuto un aumento di melanomi diagnosticati nei nei, nelle lesioni che venivano sottoposte a intervento chirurgico, ovvero se toglievamo era melanoma, senza andare a togliere dei nei inutilmente. Ma non solo. In 10 anni il numero di melanomi spessi, che è quelli che danno i problemi di mortalità, si è ridotto drasticamente in favore dei melanomi sottili. Quindi, grazie a questo strumento, non si va a togliere nei inutilmente quando non c'è bisogno e si riesce a trovare il melanoma in fase precoce. Capite quindi come è importante sapere e saper fare diagnosi precoce di melanoma, perché si può arrivare a sopravvivenze del 100%. Ma come si può ottenere il massimo beneficio? Come si può ottenere il massimo beneficio dall'uso di queste strumentazioni? Facendolo sapere, facendo sapere che si può fare diagnosi di melanoma. Oggigiorno siamo facilitati. Vedete, questa è un'immagine di Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, che rappresenta come oggi la trasmissione e la diffusione delle novità scientifiche. Siamo interconnessi, in un click arriviamo al massimo numero di persone possibili, possiamo trasmettere quello che noi abbiamo trovato, le innovazioni, veramente in un click. Ecco quindi che si affaccia il concetto di divulgazione scientifica, che come declina l'Enciclopedia Treccani è tradurre dall'italiano in italiano. Cioè concetti molto difficili che, espressi nel loro linguaggio più tecnico, sono capibili solo alle persone addette al settore, devono essere trasformati in poche parole in concetti capibili a tutti, perché solo così quello che noi facciamo potrà essere capibile a tutti e di conseguenza otterremo il massimo beneficio. Oggigiorno in questo siamo aiutati. Considerate che il JAD, il Journal of American Academy of Dermatology, che per noi è il giornale più importante, dove pubblichiamo tutte quelle ricerche scientifiche che ovviamente sono piene di istogrammi, diagrammi, tabelle. Ovviamente dobbiamo dimostrare a questi giornali che quello che noi abbiamo trovato è vero, che la mortalità si avvicina a zero, che la sopravvivenza aumenta. Quindi dobbiamo sicuramente corredarli di tutto quello che è necessario, cose che sarebbero incomprensibili alla maggioranza se non agli addetti al settore. Ecco, considerate che questo, che è considerato il giornale top level, ci chiede una capsule summary. Cos'è la capsule summary? Un riassunto in poche battute e 4-5 capoversi di ciò che noi abbiamo trovato. E quindi quale sarebbe la capsule summary di oggi? Stimolando la popolazione allo screening dei nei, grazie a tecnologie più accurate riservate ai casi più difficili, troviamo il melanoma in fase precoce, togliendo meno nei quando questo non è necessario e arrivando al nostro obiettivo, mortalità zero. Ma se parliamo di prevenzione, se parliamo di capsule summary, qual è per me la capsule summary delle capsule summary? La capsule summary per antonomasia, quella pronunciata da Bernardino Ramazzini. Siamo nella seconda metà del 1600. Bernardino Ramazzini è un accademico modenese e medico della corte estense.
Alla seconda metà del 1600 non solo ebbe la grande intuizione di capire il concetto di prevenzione fino ad allora totalmente incognito, ma ebbe anche la grande capacità di divulgarlo, ideando lui un precetto che ad oggi è usato da tutti, da uno stile anche molto divulgativo e giornalistico. Prevenire è di gran lunga meglio che curare. Capite quindi come lui fu assolutamente visionario, ma anche altrettanto divulgativo. Quindi io credo che ci voglia sicuramente un grande intuito e una grande visione, ma un'altrettanta passione per la divulgazione e per la trasmissione dei messaggi, perché solo così si ottengono le massime e direi anche le cose più che ci danno entusiasmo. Bisogna entusiasticamente divulgare quello che abbiamo trovato. E la frase quindi che io vi lascio oggi è: il melanoma si può combattere arrivando a mortalità zero.